eccoci, nuova puntata al Lost Boy Show. Ciao Sveva, Ciao Ale, ciao. ciao ragazzi, ciao a tutti. Per non fare brutte figure, non dico il numero della puntata perché non me lo ricordo neanche questa settimana. Ottimo, Perfetto. noi Comunque, siamo sempre sul pezzo. la nuova puntata, ecco, su La nuova questo. puntata del Lost Boy Show, La nuova benissimo. puntata dello Sboiscio, sì. Io Tra sto l'altro, grazie. sbracata, veramente, Sbracata, sì, tranquilla. proprio sulla poltrona con i piedi allungati sul pulpo davanti, quindi proprio. Modalità quasi estiva, Non ho quasi estiva. modalità proprio relax totale, No, non ci so, non sta. batti neanche di mettermi alla scrivania oggi, Perfetto, talmente che esatto. sto fiacca. Sì. Benissimo, ottimo, fantastico. Vabbè, comunque grazie perché settimana scorsa la puntata su come si dice, i messaggi subliminali della Disney è andata molto bene, quindi grazie, grazie, grazie. Ci ha fatto molto piacere. Torneremo a fare puntate simili. Tempo di recuperare qualche cosa Qualche info succulenta. intrigante. Yes, sì. Poi noi abbiamo sempre delle cose in uscita. Saggio che è già in realtà disponibile. Cercatelo. Se fossi Tony Soprano, di Odoia, e poi il nostro romanzo che uscirà in estate. Comunque, che Yes. ufficialmente non è ancora estate, anche se fa già caldo, però Mamma vabbè. mia, qua a Roma, anzi no, oggi devo dire, sono uscita per votare, c'era un sacco di vento, sembrava essere a Trieste, però era un vento caldo comunque, Che bello. afoso, quindi c'era proprio il top del top. Tu immagina più o meno quanto ce n'era a New York, però era tipo il Fon, quindi Ah, una bello. roba meravigliosa, guarda, ti No, giuro. guarda, qui ha piovuto, ma tipo piove sabbia, quindi ho le macchine che sembra che di aver fatto a Parigi Dakar, una roba, ma davvero sono completamente ricoperte di sabbia. Io non so, vabbè. Benissimo. Bene, Fantastico. fantastico. Bellissima stagione. E Vabbè, vabbè. io non oso vedere la mia le macchine, che sono un paio di giorni che non la prendo, sarà ridotta Mamma in mia, una maniera, sì, altro che uno sabbia stato dura. pietoso, Madonna, perfetto, che ottimo. schifo. Vabbè, Vabbè, comunque, niente. Comunque, vabbè. si percepisce l'entusiasmo che abbiamo per l'inizio dell'estate, eh? Sembra un funerale, praticamente. Fantastico, fantastico. Io odio tutto il periodo, tranne per quando vai in vacanze, quei weekend che magari stacchi, odio Ma tutto il su questo mi trovi periodo. d'accordo, però io ho anche a che fare con persone che mi dicono, vabbè, però almeno tu poi, almeno parti, vada da qualche parte, sì. Sì, grazie. Non è che Sette io giorni, parto per 3 mesi, cioè, capito? Tutto il 7-8 giorni, restante, capito? Cioè, appunto. tutto il restante è un'agonia, quindi, No, no, boh, veramente. Sì, è una vabbè. roba, guarda, veramente odiosissima. Dio mio. E vabbè, abbiamo fatto dei discorsi da anziani, ma ci Madonna, è sta, un centro per me, io de... ti coinvolgo un in tutti i discorsi. RSA è diventato sto canale. Esatto, cioè adesso possiamo, prossimo una volta parlare degli aumenti al supermercato, queste cose qui. Ah, guarda, se posso di Va tutto bene. quello che vuoi, so tutto. Perfetto, perfetto, ottimo. Vabbè, questa ve la riserviamo per le prossime puntate, quando saremo ancora più sbroccati per Per l'estate. il caldo, esatto. Il caldo. Invece a sto giro abbiamo deciso, meglio Sveva me l'ha proposto, io ho accettato al volo, perché è una cosa che avevamo già accennato in altri video, di farvi Sì. una lista di film alto, comunque molto famosi di 10, no, di sì, 10, 20, 30 o 40 anni fa, che però rivisti dico, cazzo, come sono invecchiati male, o per un Male, motivo o per sì, l'altro. Sì. vero. Attenzione perché qualcuno si potrebbe offendere, perché ci sono dei film che secondo me molti non hanno rivisto recentemente e ritengono ancora intoccabili. Noi che li abbiamo rivisti, diciamo, Sì, però no, forse alcuni era film, ragazzi, meglio. purtroppo è vero, sono invecchiati male, c'è poco da fare. Sì, Cioè, li sì, sì. vedi e dici, ma minchia, però, c'è una Ma che è roba. sta Adesso roba? poi di uno in particolare ne voglio parlare perché poche serate fa, quando ho visto Vabbè, Under dillo pure, Paris. iniziamo pure, Ah, dillo beh, allora pure. dai, cominciamo. Allora, quando ho visto Under Paris, parlando con mio figlio, ho detto di qua, guarda, dico, cioè, all'epoca c'era un film sugli squali veramente figo, dico, no, sta merda che abbiamo appena visto, dico, veramente un film da paura, e ho detto, era Blu Profondo, dico, te lo faccio vedere, lui mi fa, no, aspetta, perché mi sa che l'ho visto, dico, vabbè, senti, recupero il trailer, e tu mi dici se l'hai visto o no.
cioè io ho visto il trailer, mi ha preso un colpo, ti giuro. Benissimo, ero pietrificato, non sapevo cosa dire, poi gliel'avevo spacciato come in capolavoro. Un capolavoro. Ti giuro, non sapevo che dire, effetti speciali che all'epoca quando è uscito erano veramente super avveniristici, ma una roba da sé. Cioè, praticamente erano delle decalcomanie appiccicate su... Mamma mia. Su qualche green screen, ammesso che ci fosse all'epoca, sì, miei seri dubbi. Per cui, no, ti giuro, guarda, una roba ma brutta. Avvilente. Avvilente. Avvilente proprio. Infatti, quindi dico, non l'hai rivisto. No, ma mi ha abbassato il trailer, ho detto, ma che sei pazzo? Dico, ma che è sta roba? Ma manco io, se mi mettessi al computer, io sono deficiente, quindi figurati a che livelli. Per cui, non, no, cioè, veramente sono rimasta male, perché all'epoca era veramente una bomba a blu profondo. Adesso, a parte la trama, che a me mi ha divertito, ma proprio a livello di effetti speciali, era una roba pazzesca. Non so, vedi oggi, ma veramente, cioè, ti prende un colpo, dici, no, vabbè, a posto, basta. Ma purtroppo questo film, come altri che abbiamo in lista, altri sono invecchiati male per motivi differenti, ma quelli sugli effetti speciali ti danno quell'effetto, scusa il gioco di parole, che rivedendoli adesso ti sembra di vedere una puntata di Hercules, di Buffy, cioè a livello terribile, insomma, a livello di effetti speciali, dico, che, insomma. Per carità, c'è anche roba invecchiata molto bene, io su tutti continuo a portare avanti il primo Jurassic Park, che secondo me, se lo vedi ancora oggi, dici, minchia, regge benissimo. Cioè, secondo me Jurassic Park regge benissimo. Sì. Gli effetti speciali sono ancora eccezionali. Poche notti fa mi sono rivisto mezzo Terminator 2 perché lo passavano in TV, devo dire che cazzo, cioè comunque ancora tiene botta. Un signor film, sì, assolutamente. Cioè, comunque un film comincia ad avere i suoi annetti adesso. Beh, direi. Però, sì. Ma per esempio un altro che per gli effetti speciali immagino tu abbia messo in lista, io te lo dico, è Labyrinth, e qui qualcuno ci sputerà addosso, però è un No, bel film però come ragazzi, è trama, invecchiato male come... Labyrinth, c'è niente da fare, la storia rimane molto molto carina, un film delizioso, è uno dei film del mio corazon, però è invecchiato male, cioè veramente, ci stanno i pupazzi di cartapesta dentro, pure quello è avvilente. Che poi purtroppo, guarda, io non l'ho messo in lista per una Dillo, dillo. questione... Dillo, lo dillo, che so, so, non so, ho dillo che concordo, fatto concordo però, vai, la vai, storia infinita. esatto, storia infinita, sì, Lo so, io esatto, non l'ho messo in lista perché un no, pezzo del mio ma cuore va in frantumi a doverlo sì, ma mettere in vedere gli lista, effetti però speciali è adesso invecchiato è male pure terribile, quello, ma peggio ragazzi. di Labyrinth, come effetti Sì, speciali, peggio di forse sì. Labyrinth, è una roba abbastanza brutta, guarda, devo dire. Tra l'altro è una produzione prevalentemente tedesca, quindi il budget per gli effetti speciali era anche minore, se non sbaglio. Beh, Quindi, c'è chissà. Codo, c'è il lupo lì che non Il morgue, Gmork. come... Che veramente c'è, cioè, fatto Mamma mia. proprio Sì, pazzo. sembrano quelli dei Teletubbies, i Una pupazzi più o meno lì. cartapesta, ecco, esatto, e col bastoncino per muoverlo, capito? Cioè, una roba veramente inquietante. Cioè, dico, no, no, non è Oh, possibile. intendiamoci, di questi due film parliamo proprio degli effetti speciali, perché le storie in sé, cioè, No, no, niente da no. dire. Le storie stanno lì, reggono benissimo, assolutamente. Infatti. Però gli effetti speciali, ovviamente, fanno sì che rivisto oggi tu guardi quel film e dici, cazzo, è tracollato proprio. Sì, Non è davvero, davvero, possibile, oggi non si può più davvero, guardare. Ma guarda, un altro davvero. film che si avvicina, però meno, secondo me, sempre in effetti speciali, non è in lista perché secondo me si è mantenuto meglio nonostante tutto, è Legend. Legend, secondo me, si è Ah, mantenuto ok. meglio, perché già di suo brillava poco all'epoca Sì, come è effetti vero, speciali. forse sì, è Quindi, vero. secondo me, questo l'ha aiutato a mantenersi meglio. Sì, però lì c'è, come si chiamava, Darkness, che quantomeno Darkness è fighissimo. giganteggia ancora, è una Minchia, che roba bello! meravigliosa. Sì, è Però fantastico. forse è l'unica cosa che salvo del film a oggi, tutto Ma pure sommato. io. Ti dico, Labyrinth è un film che a me è piaciuto molto, eh. Però ovvio che la parte figa di Labyrinth è Darkness, c'è niente da fare. Di Legend. Scusami, di Legend, sì, assolutamente. Sì. Invece per altri motivi, per esempio, ecco, così facciamo un po' tutta la casistica, un film che veramente fa cagare, e mi dispiace dirlo, io l'ho rivisto anche pochi mesi fa, è Highlander. Il primo Highlander, che era un mito ai tempi, è brutto, cioè, salvi Sean Sì. Connery, il Kurgan, che è un bel cattivo comunque, il Sì. Kurgan,
Sì. Ma tutto il complesso che ci sta Tutto il intorno. complesso è veramente oggi è poco sostenibile, diciamo. Sì, partendo da protagonista, partendo da Purtroppo sì. Christopher Sì, Lambert o Lambert, Lambert, sì. E è terribile. Poi vabbè, hanno fatto Highlander 2 e 3, che peggio, quindi 2, forse solo il 2. Vabbè, comunque era terribile, sì. era una Vabbè, roba. comunque sì. Però ecco, Highlander aveva il primo lo status di cult, a me adesso è al limite dell'inguardabilità. Ma anche per me, guarda, concordo, che ne avevamo già parlato una volta del Sì, Lander, infatti, sì. poi cosa hai messo? Allora, Batman Forever, io non l'ho neanche rivisto, ecco, Io ci sarà un sì, io motivo. l'ho Ci sarà un... rivisto Batman Forever e ti dico, è uno che aveva invecchiato, ma in una maniera che peggio non poteva. Cioè, la percezione proprio di un film andato a male ormai, cioè Ok, una roba che non perfetto. si può vedere proprio. Se all'epoca quando è uscito, comunque era un film dinamico, molto colorato, Sì. diverso dai Batman di Burton, quindi insomma, Stavvento di George Schumacher aveva un attimo dato un Sì, un po' più po' di di. brio. Bravo, esatto. Poi poteva piacere o meno. A Sì, me sì. Batman Forever era piaciuto tanto, mi era piaciuto Jim Carrey e tutto. Rivisto, ho detto, mamma mia. Pure lì mi sono vergognata, perché pure quello l'avevo spacciato come un Un capolavoro. Ho capolavoro. detto, Madonna mia, ma che è sta Beh, roba? allora ascolta, io seguo il tuo filone, voglio dire un'eresia che non è in lista. Premetto, per me l'unico vero Superman cinematografico è Christopher Reeve, Pure per me. assolutamente. Però i film rivisti adesso, i combattimenti, lui che vola, mamma mia, cioè, mamma mia, Triste. Guarda, mamma non te mia. lo so dire perché io non rivedo un Superman con lui veramente da tanto tempo, quindi non so che dire, però posso immaginare. No, vabbè. Lui nel No, non cuore, puoi veramente. immaginare. Lui nel cuore per tanti motivi, però vabbè, i film. Terribile. Se poi li paragoni a un qualsiasi cinecomics di oggi, anche se adesso a me non interessano più, però a livello proprio di effetti speciali, cioè non c'è. Ma proprio. Non puoi neanche iniziare a Niente. paragonarli. Ecco, Benissimo. appunto. Poi mi devi Fantastico. spiegare questo tripletta che hai messa, che hanno in comune solo la parola nel titolo, che sono Fuga dal mondo dei sogni, che è Sì. quello con Robin Williams, giusto? Fuga dal mondo dei sogni. Aspetta, sì, fuga dal No, mondo dei sogni. No, fuga dal quello mondo è dei di sogni è là. quello con Brad Pitt. Ah, non ce l'ho presente. Come no? No. Brad Pitt e Kim Basinger che fa il cartone animato. Ah, sì, ok, minchia, un residuato mi hai tagliato fuori, Lo so, però andiamo di pari sì. passo più o meno con il periodo di Roger Rabbit, grosso modo. Roger Sì. Rabbit, per quanto ho letto in alcuni siti che comunque è considerato un film che non è invecchiato bene, io continuo a dire che secondo me invece è No, invecchiato molto beh, bene sì, Roger molto, Rabbit. molto. Invece questa è una roba, ti giuro, ma veramente inqualificabile, inqualificabile. Ah, io non lo vedo da parecchio e continuerò a non Non vederlo, pervenuto, quindi. già era brutto di suo, ma non pervenuto proprio, cioè una roba orribile. Che Quindi non si no, può. proprio no. Perfetto. A Poi, voce. appunto, al di là dei sogni, perché c'è sempre il Al di là dei sogno, sogni eh? pure non è invecchiato benissimo, per quanto a me poi alla fine di tutti i film. A me piaceva Esatto, quello. stavo per dire, per me il film non è neanche brutto, a me è anche piaciuto, però l'ho rivisto tipo un anno fa. Sì, la trama continua a piacermi, però guardandolo dico non ci siamo, No, signori, non ci siamo. non ci Non ha siamo passato il proprio. test dell'invecchiamento, no, L'invecchiamento, no. ok, benissimo. Questo però lo devo rivedere perché effettivamente mi ha incuriosito adesso. E invece uno che a me non è mai piaciuto, quindi vabbè, l'acchiappasogni, quindi... Allora, l'acchiappasogni, io purtroppo sono quasi in imbarazzo a doverlo dire, ma quando l'ho visto al cinema, tanto tempo fa, a me era piaciuto. A me mi Ah, aveva pure ok. divertito, ok? Poi rivedendolo nel corso degli anni, cioè, mi sono detta, ma è qualcosa di veramente inguardabile, cioè, una Perfetto. roba brutta che più brutta non si può. E quindi pure lì Ottimo. dico benissimo, cioè, probabilmente ho cambiato io la mia percezione, ma Può insomma, è essere. veramente un film che non si Può può guardare, non veramente, a parte gli effetti essere. speciali che lasciano il tempo che trovano, ma poi è Un proprio brutto il film, quindi pure po' più quello, brutta via. la trama. Sì, nel cassetto delle delusioni, pure quello, ciao. Perfetto.
Poi ci abbiamo messo uno che abbiamo visto insieme, ne abbiamo già parlato, che è Inferno, che... Ma pure qui io verrò lapidata per questo fatto, però ragazzi, io questo ve lo devo dire veramente col cuore in mano. Abbiamo rivisto Inferno con Ale quando è venuto a Roma l'ultima volta. Oh, io sono rimasta malissimo, cioè mi sono annoiata un botto, l'ho trovato prolisso, lento, pesante, anche visivamente poco incisivo. No, devo dire che secondo me non, pure questo non passa il test dell'invecchiamento. A differenza di Suspiri, a differenza di Profondo Rosso, magari anche altri film di Dario Argento, L'Uccello dalle piume di cristallo, secondo me Inferno, no, No, buono, no. ma io ho trovato anche, mi è piaciuto il simbolismo del palazzo, punto. Per il Sì, ma resto... lascia stare la trama ancora, però guardandolo proprio il film, cioè la percezione che ho avuto veramente di un film, mamma mia, pesante, lentissimo, che non Se vogliamo scorre. anche, mi spiace dirlo, ma anche recitato un po' male, eh? Un C'era il po'. ok. Minchia, ha fatto un complimento. Perfetto, ottimo, allora siamo in linea anche su questo. E quindi sì, mi aspettavo molto perché comunque era uno dei miei preferiti di Dario Sì, Argento, ma però... pure i miei, io poi non lo rivedevo da tempo, quindi ho detto, te l'ho Esatto. proposto io, dico ce lo vediamo, però No, no, no. Poi, aspetta, sto andando un po' saltando di qua e di là, Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann, quindi Romeo e Giulietta di William Shakespeare, quello con DiCaprio. Sì. Allora, pure quello era uno dei miei film del cuore, quando è uscito negli anni 90. Cazzo, l'ho rivisto, veramente l'ho rivisto un mese fa, Romeo e Sì, Giulietta. me l'hai detto. Mamma, sono rimasta proprio male. Infatti subito dopo ho detto fammi rivedere Moulin Rouge, perché fammi vedere se almeno quello si salva. Invece no, Moulin Rouge rimane quello che era quando è uscito al cinema, cioè un film bello, divertente, ben Sì. recitato, dinamico. Non ha perso lo smalto, Romeo e Giulietta. Oggi ti dico che proprio non è più quello di allora, cioè proprio Ok, ti arriva non è. proprio in un altro modo. Mamma mia, mamma mia. Ok, così come un altro che abbiamo visto insieme, che io ho trovato veramente terribile, ne avevo un ottimo ricordo, è L'Inquilino del Terzo Piano, credo che ne abbiamo già accennato, e ho trovato di Purtroppo sì, mamma una roba mia, quasi grottesca, devo dire. ma Stiamo facendo veramente, tanti amici, devo dire, ma questo giro. certo. Però Sì. pure qui, a differenza di Rosemary Baby, che se lo guardi oggi, nonostante Sì. tutto il tempo trascorso, rimane un grande film, Sì. l'atmosfera, il modo in cui ha recitato, tutto quanto funziona ancora bene oggi, L'Inquilino del Terzo Piano no, È ragazzi, al limite dell'inguardabile, c'è ma una noia. veramente, ma anche lui, cioè... Quello che io ho commentato, no? Che Sì. ti ho detto, Polanski è un grandissimo regista, Ma come secondo attore è un me, cane. ma come attore è un cane, cioè proprio un Sì. cane, quindi Con per rispetto dei favore, cani, con soprattutto rispetto dei anche. cani, E ho quindi detto anche no, tutto. Ho anche detto tutto. Mamma mia. E quindi avremo tanta gente che smetterà di seguirci, ma ci sta, ci sta, ci sta. Io ho messo poi due film che non sono invecchiati male, secondo me, da una prospettiva tecnologica, nel senso che ai tempi parlavano di robe che sembravano super avveniristiche, che mo fanno ridere, tipo Johnny Mnemonic, che ai tempi parlava di queste robe cyberpunk, no? Mo dici, ma che è? Cioè, che sta roba... Guarda, io ti dico una cosa, Johnny Mnemonic è stata forse la mia più grande delusione al cinema, perché io è uscito in un periodo in cui ero follemente innamorata di Keanu Reeves e lo aspettavo con ansia sto film, ma non puoi capire come l'ho aspettato, come l'avvento del Messia. Poi finalmente esce sto film e io lo vado a vedere. Ti giuro, quando sono uscita volevo morire. Già all'epoca. Ai tempi, pensa Ai adesso. tempi non mi era piaciuto manco un'unghia, guarda, è rimasta malissimo. Figurate oggi, Perché no, io, ma adesso che sembra cazzo l'hai rivisto? pure, cioè, essendo fantascienza ti prospetta degli elementi che sono futuribili. Adesso che il futuro è andato 40 anni oltre quello che si vedeva in Johnny Mnemonic, fa ridere, che poi è un po' un problema anche di certi romanzi, no? Che, Beh, anche in Strange Days, se vai a vedere. bravo, infatti in lista l'ho messo, era un Ah, altro giusto, film. bravo, Sì, l'ho messo. esatto. Anche Strange Days adesso dici, vabbè, super superato. Cioè, i suoi tempi era bello Strange Days, aveva un Ha suo voglia, ma perché. come no? Aveva un suo perché. Rivisto adesso dici, vabbè, insomma, Insomma.
potevano fare di meglio. Ma veramente. Invece uno superato, da grazie a Dio, dalla storia, che a me ai tempi era piaciuto, sebbene fosse un cazzatone proprio allucinante, è 2012. A me il 2012 è piaciuto, ti dico che è piaciuto. Sì. L'ho anche visto, adesso non ti so quantificare, ma non tantissimo tempo fa. Gli effetti speciali purtroppo si vede che cominciano a essere un attimino datati, però lui continua a divertirmi, non lo so, ma sai che cosa, lì mi piace tanto lui, poi mi mette allegria John Cusack, quindi lì lo trovo invecchiato male proprio per una questione che andava a agganciarsi a tutto quel sfondamento di palle che ci hanno fatto sul 2012, tutte le profezie, tutte... Beh sì, quello sì. Adesso se ci ripenso fa veramente ridere, perché c'era la paranoia del 2012, non so se ti ricordi, come no? C'era veramente la gente che... Un po' come nel 1999 il Millennium Bug, insomma, più o meno. Vero. Sì. Quindi vista adesso dicevo, vabbè, insomma, cioè, però è godibile, ecco, è godibile. Sì, un cazzatone divertente, insomma. Sì, secondo me sì. Poi ho visto che hai messo, allora, su uno di questi dissento, che è La Cosa, che secondo me è invecchiato bene, tutto sommato, perché a me piace il tuo. No. Secondo me non tanto, Ale. Cioè, a me La Cosa piace un botto, è cioè uno dei film che preferisco, però rivedendolo pure quello dico, è che no. Cioè, a un certo punto a me mi arrivano proprio in maniera diversa, ma mi arrivano in maniera diversa per un fatto visivo più che altro, capisci? Sì, certo. Oppure un fattore di recitazione, come Highlander. In questo caso proprio per un fattore visivo, ti dico che non lo so se è invecchiato così bene. Dici che è invecchiato male. Maluccio, se proprio non vogliamo dire che è invecchiato male, però maluccio sì, secondo me. Ok. Io invece me lo salvo, invece su questo sono d'accordo, sempre di Carpenter, che è Essi vivono. Secondo me è giudicato un cult un po' ingiustamente, cioè è un film che ha avuto un suo perché, anche se è un po' retorico, cioè molto grezza la retorica di fondo, Sì, però è e poi invecchiato. È invecchiato male, cioè gli alieni sembrano un gruppetto di scappati di casa, quell'astronave sospesa Terribile. Sì. così, Sotto cioè... questo punto di vista è veramente terribile. È un altro che è invecchiato male, purtroppo, e te lo dico veramente con una crepa nel cuore, perché pure questo è uno dei miei film preferiti e rimane uno dei miei film preferiti, nonostante questo, è Il seme della follia, visivamente Ah, parlando. dici che è invecchiato male? Questo sì. Detto, sì. Guardandolo visivamente parlando, ti dico che non è invecchiato benissimo, se vedeva vuol dire. Ah, ok, invece io ero una quella che salvavo, però ti dico che anche la verità è che saranno 5-6 anni che non lo rivedo, No, magari io l'ho cambia. rivisto lo scorso anno e ti dico che non tanto. Ok, poi hai messo Dune, che ai miei tempi piaceva tanto, però effettivamente adesso Parliamo di quello di Lynch, ovviamente. No, sì. secondo me A oggi parte che a è. me ha spaccato le palle anche il primo Dune Ecco, nuovo, mi benissimo, è quello che volevo dispiace, dire. A me già ma all'epoca proprio mi spaccò le ovaie ma quando uscì. frantumato i coglioni, per essere Esatto. fine critico cinematografico, Sì. proprio. Tutti hanno il capolavoro, ma per l'amor di Dio, non so perché, Sì, però... per carità, indubbiamente, però se ti dovessi dire. Comunque era anche complicato il concentrare una roba Assolutamente. del genere in 2 ore di film, cioè non a caso Perché... Villeneuve ne sta facendo una trilogia, insomma, un minimo, Perché a no? livello di Per contenuti poteva starci una serie TV tipo Game of Thrones, come le poter. casate, i Bravissimo, scontri esatto. Sì, politici. non è brutto, attenzione, però non. Secondo me non raggiunge quel livello che invece avrebbe dovuto, perché di base la storia è una grande storia, per cui però al di là di questo ti dico che rivedendolo oggi pure quello, Madre de Dios, Gesù. Quello nuovo, quello No, quello di vecchio, Lynch parliamo, quello sì. di Lynch, che poi ha avuto una storia travagliata, lui voleva tutto un altro tipo di Sì, film, gli hanno lo so, tagliato il lo budget, cioè, poraccio anche lui, so. insomma, anche Coraccio, capisco, per carità, se però. Lynch non è che lo difendo sempre, mi sembra, e qui lo dico, tanto la puntata polemica, è anche un pochino sopravvalutato come regista, a volte, Pure secondo me, io tutto non lo amo David sommato, Lynch, ecco, io non è mio, non la è il butto lì, mio, come non, purtroppo non è il mio David Cronenberg.
Ah, sì. Tutto. Cioè, io ritengo che siano dei grandissimi artisti, ok? Non lo metto in dubbio, però probabilmente sono io che non li capisco appieno, perché a me ho i film. Ma guarda, in punta di piedi io dico anche Tarantino, Oppure bravissimo, Kubrick, bravissimo, però... Sì, Tarantino? Non è, cioè, tutti genio, genio, ha fatto dei discreti film. Ha fatto il suo, comunque, soprattutto portando avanti un genere, insomma, che grazie a lui è emerso molto, molto bene, si è imposto. Se ti dovessi dire che mi piacciono tutti i film di Tarantino, ti direi una bugia colossale. Anzi, ti dirò di più, e mo apriamo una parentesi su questo, su questa puntata, ci dilunghiamo un attimo e divaghiamo. Sì. I film di Tarantino che mi sono piaciuti non sono così tanti, e aggiungo pure, c'è un altro regista che per me, cioè, è veramente, se tu mi chiedi qual è il tuo regista preferito, io ti rispondo Tim Burton. Però se io dovessi farti la lista dei film che mi sono realmente piaciuti di Tim Burton, ma sì e no che mi coprono le dita di una mano, Sì. Sta cosa di Tim Burton l'avevamo già toccata mesi fa e lo avevamo accomunato al destino di Del Toro, che per me è uno dei più bravi registi in circolazione, però ho visto un declino un po' nelle idee. Quando era un po' più libero dalle grandi produzioni, secondo me si esprimeva in modo più poetico, in modo più... Adesso l'ho visto anche Tim Burton, entrambi, li ho visti un po' stanchi, Burton, secondo lossi. me, da mo' che ci ha lasciato, poveretto, perché questo è quello che penso. Non ha più tirato fuori un film che lo rispecchiasse, Che secondo puoi me. dire è un film di Tim Burton. Bravo, esatto. Che solo tipo, che ne so, la motivazione più stupida, Sleepy Hollow, no? Anche se tu non sai chi è il regista, se bastano due fotogrammi per dire: ma questo è il film di Tim Burton. Cioè, subito lo capisci. Oggi non è più così. Sì. Però E questo comunque anche discorso. Kubrick, ti dicevo prima, che per carità, ripeto, è un grandissimo, un maestro, quello che te pare. Pure lì, se io dovessi fare la lista di quanti film mi sono davvero piaciuti di Kubrick, boh, non lo so quanti sono questi film. Ma a parte Shining, che sicuramente è veramente una roba eccezionale. Però anche altri film di Kubrick, secondo me, sono un po' sopravvalutati. Ma a me non è mai L'Arancia piaciuto Meccanica, neanche. secondo me, è un film molto sopravvalutato. Ma guarda, anche 2001, senza offendere nessuno, però insomma, cioè io l'ho visto un paio di volte e se mi Io pagate taccio. molto, Pure se mi pagate bene lo rivedo, se no no. io. Vi lascio l'Iban sotto, Ale, se vuoi metterlo un attimo in Infatti. sovraimpressione, così se volete vediamo quant'è la vostra generosità, poi io Infatti, valuto facciamo se rivedermelo una oppure no. raccolta fondi per rivedere 2001. Sì. Mio Dio, No, vabbè, guarda. non è la mia tazza di tè, come dicono in Inghilterra, non è il mio, insomma, ecco. Però vabbè. Allora, mi è venuto in mente quando hai citato, o l'ho citato io, vabbè, comunque Tarantino, che abbiamo rivisto dal tramonto all'alba, quanto erano invecchiati male i vampiri, a effetti speciali, delle Mio robe Dio, infatti quello gommose. pure andava messo. Se parliamo di effetti speciali, pure dal tramonto all'alba andava messo. Invece ti dirò che un film che tutto sommato riesce ancora a tenere botta, sarà pure il mio fattore affettivo, ma io credo che regga botta, perché l'altra sera ne avevo rivisto un pezzo, è Tremors, il primo Tremors. Ah, ok. Sì, Tremors, secondo me, ancora regge tutto ancora sommato. regge, sì. A Ma ci livello sono. recitativo no. A livello Vabbè, ma è recitativo, divertente anche a livello originale, è rimasto divertente, insomma, non no, si è è mai preso sul divertentissimo, è serio. divertentissimo. Però ti dico che a livello visivo, secondo me, ancora racconta la sua. E qui mi fai venire in mente una cosa che sto notando mentre parli, che i Vai. film che erano nati come horror, fantascienza, quello che è, però marcatamente con una punta di commedia sono invecchiati un po' meglio. Mi viene in mente Ammazza Vampiri, anche invecchiato Bravo, bene. ci ho pensato anch'io, ma anche Lost Boys. Lost Boys, invece quando si prendevano un po' sul serio diventavano ridondanti e insomma non tutti sono invecchiati bene.
mettiamo. Io ho letto da qualche parte che tra i film invecchiati male ci sono i Ghostbuster. Io non riesco sì, l'ho a letto vederlo anch'io. Invecchiati male, No, Ghostbuster. Scusami, non ce assolutamente. la Secondo faccio. me è ancora Cioè, fresco, ancora con dei pure dialoghi che secondo me avercene. ancora regge. Non vedo perché invecchiato male un film come Infatti, Ghostbuster. avere ancora dei No. dialoghi così, cioè, molto sprint, molto Ieri bello, ho visto che hanno messo Frozen Empire su prima fila su Sky, no? Allora mi insomma. sono detta, vabbè, senti, non l'ho visto al cinema, ma dai, regaliamoci sto noleggio. Solitamente quando te vai a noleggiare i film su Prime, su Apple, cioè, più o meno te la cavi con quei Sì, 4,90, 5,90, sì. quindi vado a vedere tutta casata, dico, dai, me lo vedo. Ho fatto così, ho detto, che? 13 euro, 12,99. Ho detto sì, ciao. Ho Però, detto ciao, complimenti. Frozen Empire. Ci vediamo quando ti Sì. mettono su Sky Sì, Cinema. esatto, ma stai scherzando. Già non abbiamo letto cose No, lusinghiere, quindi tra figurati pure. l'oltretutto, no, ma No, 13 euro anche no. Cioè, no, furto a mano armata, ma ma per mano armata carità. proprio, no. No, 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 no. Comunque, secondo me Ghostbusters è invecchiato bene. Pure secondo me non riesco a vederlo invecchiato male Ghostbusters, Anche perché, vedi, sinceramente. anche lì c'è la nota comedy, come il Ritorno al Futuro. Indiana Jones, Bravo. magari non è invecchiato stupendamente, però è invecchiato abbastanza bene, insomma. Sì, pure Indiana Jones ancora regge. Tiene botta. Secondo me sì, tutto Sì. sommato. Tutto Sì. sommato sì, infatti, infatti. Vabbè, insomma, poi adesso vi facciamo il solito appello, diteci i vostri, riempiteci di insulti e fateci sapere un attimo come avete trovato il nostro giudizio, insomma, ecco. Sì, assolutamente. Raccontateci pure se secondo voi c'è qualche altro film che è invecchiato oggettivamente male e Sì, ce ne diteci saranno a pure. tonnellate. Io ho detto anche Addirittura. perfino quella che per me è un'eresia, ma ci può stare. Leggevo che qualcuno giudica La notte dei morti viventi obsoleto, che addirittura il remake, che pure a me è piaciuto, qualcuno dice che è invecchiato male. Ma Davvero? sì, Questa sì. cosa non l'avevo letta, a dire la verità. Boh, vabbè, poi ognuno ha i suoi pareri. Probabilmente saranno invecchiati male anche molti Nightmare che io non rivedo da Ci tempo. ho pensato a Nightmare, sai, però non l'ho messo perché non l'ho rivisto recentemente, quindi non mi sento di andare solo intuito, cioè dovrei rivederlo e dire Madonna come è invecchiato male, quindi boh, non ho evitato sinceramente. Però se dobbiamo dire nelle serie TV, io continuo a dirvi ragazzi che peggio di Twin Peaks non poteva essere invecchiato niente. Aspetta, aspetta, guardati Visitor, poi facciamo la gara. Ah, c'ha ragione, non l'ho visto. Però Aspetta, Twin aspetta. Peaks è stata veramente ardua È vederla stata tutta, tu lo tosta. sai, Vi invitiamo a perché te lo rivedere il dicevo. video che ci abbiamo qui sul canale suo, l'analisi di Sì, mi Rewatch di ero Twin Peaks. fissata durante il mio Sì. call, che era il secondo Covid, sì, il secondo. Sì, esatto. Non bastava il secondo Covid, mi sono pure flagellata con il rewatch Perfetto. delle prime due di Twin Peaks. Mio Dio, Gesù, salvaci, c'è cioè, una roba brutta proprio. Perfetto, ottimo. No, in linea di massima può valere questo principio. Quando parliamo di telefilm, non andate oltre il 2000, perché indietro ci sono proprio cose brutte, secondo me. Cioè, più indietro del 2000 è difficile trovare qualcosa. Forse Ai confini della realtà in bianco e nero è ancora bello, ecco, quello sì. Oddio, fine anni 90, dipende cosa è. Poi vedi, ci sono tante serie TV, ma io parlo per quelle mie preferite, Sex and the City, Soprano, sono tutte serie che sono arrivate comunque Sì, alla fine degli anni 90, 99, no? Comunque sì. reggono ancora benissimo, tra l'altro entrambe. Però poi ci sono cose, ecco, tipo veramente Twin Peaks, io sono rimasta malissimo perché per me era un capolavoro inarrivabile Twin Peaks, cioè io me lo portavo proprio così, in palmo di mano, poi invece ho detto no, vabbè ragazzi, No, no, proprio. no. NCS, non ci siamo proprio. Per carità. Vabbè, insomma, ci siamo E fatti poi tanti chiudo, amici. dopodiché vi Vai. mollo a tutti, lo Squalo 3, tra l'altro, Ah, ve lo già, dico era in perché era lista, uno dei miei sì. preferiti, perché io, vabbè, il mio film preferito in assoluto è lo Squalo. Il secondo no, perché mi ha un po' annoiato. Il terzo invece mi divertiva tantissimo quando ero più piccola. Mi divertiva proprio questo fatto di questo parco acquatico, eccetera. L'ho rivisto pure quello non tantissimo tempo fa, mi sono mortificata di me stessa. Guarda, veramente, ho detto, ma Benissimo, che è ottimo. sta roba? Mai Sì. più, mai più. No. L'ultima volta che l'hai visto. Mamma mia.
Poi, vabbè, dopo chiudo anch'io. Noto purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, che comunque 9 film su 10 avevano dei ritmi che adesso un ragazzo, non so, dell'età di tuo figlio troverebbe insostenibili. Ma Riccardo è già di buon gusto, ma altri spegnerebbero dopo 5 minuti, credo, perché erano più lenti, erano più... È vero. Io per esempio mi ricordo quando ho visto... Alcuni film a Riccardo per fortuna sono piaciuti, altri invece no, proprio per i motivi che stai dicendo tu, ormai sono abituati a ben altri ritmi. Mi ricordo quando abbiamo visto insieme Duel, cioè per me Duel, ecco, va al pari con lo Squalo, cioè sì. un capolavoro inarrivabile, cioè lui a momenti si addormenta, cioè Madonna. una roba che quando io gli parlo di Duel, lui mi fa no, per carità, ma che schifo il film, ma è lentissimo. Invece a me piace un sacco, fu bello, però sì. Beh, io avevo fatto vedere ai tempi in cui era appassionata di horror la mia cugina quando aveva 16-17 anni, Zombie di Romero, che per me è uno dei miei tre film preferiti. E a lei piaceva 28 giorni dopo, piacevano tutti questi film. Quando ho visto Certo, Zombie, perché hanno proprio proprio, un altro ritmo, proprio fondamentalmente. così, proprio, suicidio. Ah, vabbè, io ero rimasto molto male di questa cosa, però adesso la capisco, insomma. Sì. Adesso la capisco. Va bene, va bene. Niente, solite cose, like, iscrivetevi se non vi siete iscritti, iscrivetevi ai Seguiteci su canali Telegram. Telegram, esatto, c'è anche una sezione abbonati per il canale, se volete ci buttiamo su un po' di roba, lezioni varie di scrittura, insomma, approfondimenti. E basta, tutto qua. Dai, fateci sapere Restate che con sta... noi, noi volta per volta comunque, insomma, noi stiamo tentando di buttare giù un programma estivo che possa Sì, essere quanto più divertente possibile, sia a distanza sia in sia in presenza, presenza, come assolutamente. quando c'era la pandemia, no? Distanza o in Esatto, presenza, quindi sì. esatto. Faremmo tutto in presenza noi sostanzialmente, però per limiti di budget dobbiamo un attimo stabilire bene quando fare in presenza, per ora. Esatto, però Per ora. ci saranno delle cose che faremo insieme, Assolutamente, fisicamente proprio assolutamente. Per insieme, fortuna, quindi porca insomma. miseria. Va bene. Allora, alla prossima puntata a sorpresa. Ok? Va bene, Un ragazzi. saluto. Un saluto Ciao. e ciao, ciao, ciao. Ciao Ale. Ciao, ciao. Ciao.